Cividale e s'adagia sulla piana tranciata dalle forre del Natiso, ignara della gloria che promana dal nome Giulio Cesare inciso, in antiche pietre disseminate dove lo sguardo ovunque sorprende, e non v'è angolo che ricordate senza che lo stupor il cor vi prende. Il nome Forum Iulia donato da secoli di antico splendore alla regione che ha dominato fin al regno del Veneto Signore. Dall'imponente ed antico Duomo alla sobria chiesa di San Francesco, Cividale incuriosisce l'uomo come davanti a fine affresco. Dal diabolico ponte sul Natiso alla piazza del Diacono famoso, il viandante si illumina in viso e cammina senza alcun riposo, ovunque molti scorci ammirando, istoriate mura di vecchie case, vicoli nascosti da chissà quando, tenendo in memoria ogni fase. Chi è dentro al museo locale e con critico animo osserva ciò che per i colti assai vale, varie sorprese in core riserva. Pani di bronzo, asce e picconi testimoniano gli insediamenti di celtiche genti che più legioni da Roma con vari armamenti domarono nel corso degli anni dal console Cesare poi condotte colui che difese con più malanni Aquileia dalle giapide rotte. I posteri, grati al condottiero, ne eressero la statua nel foro per rimembrare al mondo intero la civitas ornata di alloro. Da Lorde d'Alarico preservata nel tempo di più grandi invasioni e da Attila men considerata, Forum Iuli ebbe più attenzioni. Mentre Aquileia già soccombeva sotto barbari colpi decadendo, la civitas di Giulio emergeva ogni giorno d'importanza crescendo. Il nuovo verbo presto si diffuse a convertire assettate genti dagli dei pagani ormai deluse per trasformare i cor elementi. Poi Roma iniziò a disgregarsi, Forum Iuli passò sotto i Goti, con Teodorico pareva rialzarsi, ma il potere lasciò molti vuoti. Re Alboino con i suoi armamenti dal Preval scese in Itale terre, lasciò Gisulfo e le sue genti col ducato a placar le guerre. Bisanzio abbandonò i castelli, mentre i guerrieri longobardi occuparono proprio i più belli, insediandovi i loro vegliardi. Per più secoli uomini barbuti si ingegnarono con le loro braccia, recuperando oggetti perduti lasciando ovunque la loro traccia. Armi, fibule, croci ed umboni ritrovate in tombe riscoperte adornano i vistosi saloni nel museo che il colto diverte. Un bel tesoro inestimabile hanno lasciato nella Gastaldaga, un loco alla vista amabile dove ancora lo storico indaga. È l'antico longobardo tempietto, coi bei stucchi affreschi e colonne, un insolito vero gioielletto ben degno delle sue gentil donne. Ma non furono meno importanti altre opere che ancora s'ammira, l'arte sacra dei suoi colti amanti nel cristiano museo si respira. Il battistero del primo patriarca con le sue 8 colonne splende e l'ara del gran Ratchis un po' parca il Lucano Evangelo riprende. Carlo Magno intanto espandeva l'impero che lui chiamava romano, Forum Iuli il suo nome volgeva in Civitas Austriae, ma non invano. Evolse con gli anni questo nome, diventando l'attuale Cividale, fior di studiosi si chiedono come abbia potuto diventare tale. Ricordiamo il grande Paolino dalla scuola paladina del Magno, che fu suo consigliere con Alcuino, per Cividale fu un gran guadagno. Musico, teologo e poeta, non solo fu un patriarca saggio, ma con la sua opera completa per l'unione dei cristiani fu un raggio. Poi venne il grande colto Lotario, la sua scuola di lettere fondando, qui si formò il duca Berengario, il gran impero stava rinnovando. «Non è di questo mondo il mio regno», ci disse colui che fondò la chiesa, «il patriarcale seggio è segno dei due poteri verso l'ascesa». Quello di Enrico l'imperatore, che concesse il temporal potere a colui che scelse per amore servire Cristo nel suo podere.
e quello del Petrino successore che un suo patriarca nominava alla guida del gregge con onore, ma sul quale purtroppo troneggiava. Di patriarchi una lunga serie ebbe il Friuli in quella era. Molti combatterono le miserie, altri pensavano alla carriera. Il grande Bertrando di San Genesio molte riforme fece con amore, ma fu tradito da qualche Vanesio che da Cividale fu detrattore. Da allora una cupa leggenda si tramanda sulla maledizione proveniente da quella vil faccenda sul patriarca e la uccisione. A molti è nota la santa messa in cui è brandita la gran spada, di Randec Marquardo fu la promessa e al nemico sbarrava la strada. Per questa cerimonia ogni anno arrivano genti da ogni parte, ma molti dei visitatori non sanno che dietro al sacro si cela Marte. Credono ad una benedizione, al dir il vero un po' stravagante, ma ignari della maledizione per chi della spada è un amante. Dopo l'aspra contesa con Udine, il patriarcato senza vigore, pur tra il martello e l'incudine cedette al Veneto invasore. Della Serenissima Bellicosa rimangono le marcate vestigia, su mure facciate d'ogni cosa che il ricordo de faticante pigia. C'è il pretorio in piazza del Duomo che dal Gran Palladio fu abbellito, ora ospita i reperti che l'uomo può ammirare se è erudito. Il Duomo cittadino che primeggia tra sobri edifici di valore sorge proprio accanto alla reggia di chi lo bramava con più ardore. Distrutto più volte dagli eventi del ben fragile suolo friulano, ricostruito da amabili menti di artisti chiamati da lontano. Il visitatore più silenzioso che le solenni navate ammira, si sofferma in quel loco spazioso perché il clima orante attira. All'assunta esse dedicato e nella gran pala di pellegrino il suo trono vi è collocato come richiamo per il cittadino. Il gran crocifisso incoronato adita ogni ora il vero credente, quale regno che lo rende salvato, quello di Gesù Cristo il morente. Il pellegrin che vede Cividale nota con stupore le tante chiese, sì ricche di affreschi e gran pale che le mani orante rendon tese. Fra queste è famosa San Francesco per la ben rara gotica facciata, in ogni suo interno affresco la sacra scrittura è istoriata. L'esile sua sagoma si staglia sul ponte del diavolo nominato, i riflessi del sole che abbaglia son gioia al poeta ispirato. Sei tanto bella o città ducale che chi vi comincia a soggiornare si dimentica ogni suo male, via da te più non vuole andare.